gennaio all'Assemblea dei risparmiatori dell'ex Popolare la promessa, presto i soldi per le vittime del crack. Esclusiva di Rete Veneta Salvini a tutto campo, dall'autonomia ai migranti fino alla legittima difesa. Il vice premier Di Maio e risparmiatori sui rimborsi, l'Europa non ci ferma, andiamo avanti per la nostra strada. I risparmiatori che hanno partecipato all'assemblea, siamo fiduciosi, aspettiamo però di avere i soldi in tasca. Il caso dei risparmiatori esclusi dall'assemblea, tensione all'ingresso, noi di Rete Veneta avevamo previsto tutto. Grande manifestazione dei sindacati, 1000 vicentini a Roma per dare futuro al lavoro. TG Vicenza, RTV, una buona serata, lo avete sentito dai titoli, in apertura ci occupiamo della maxi assemblea che c'è stata inerente al crack BPV, ma soprattutto della visita di Salvini e Di Maio. Allora riviviamo insieme questa intensa giornata. Il giorno del giudizio. L'apocalisse inizia col crack di BPV e di Veneto Banca. Da allora a oggi un lungo inferno per migliaia di risparmiatori in attesa di un fondo di ristoro capace di restituire giustizia a chi ha perduto tutto, anche la speranza. Un tunnel di disperazione che sfocia stamattina a Vicenza con migliaia di ex soci delle popolari venete che si assembrano davanti a questo centro sport per fare i conti col governo del cambiamento. In una città blindata, in ansiosa attesa, arrivano i due vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Fuori gli urli a squarciagola, non traditici, dentro le strette di mano, il contatto immediato con la folla di 1200 risparmiatori che hanno potuto entrare, che sono riusciti a trovare un posto. Salvini e Di Maio, i due soci di maggioranza del governo giallo-verde, camminano nella bolgia, accolti come guaritori dal popolo che soffre. Ora però sono chiamati al miracolo, devono far partire il fondo di ristoro. Don Torta si avvicina a Salvini, gli bisbiglia qualcosa. Grazie, che siamo addirittura di arrivo, speriamo, perché c'è tanta gente che sta soffrendo. Nel centro sport inizia l'assemblea con Salvini e Di Maio sul campo da basket a far la loro partita, a portare la loro voce in mezzo alle tribune piene di risparmiatori. Sulle poltronissime ci sono le autorità, dal presidente veneto Luca Zaia al ministro Erika Stefani fino al sindaco di Vicenza Francesco Rucco. I viceministri rispondono alle domande, assicurano un intervento urgente, lanciano messaggi a Banca d'Italia e a Consob. Siamo qua è perché chi doveva controllare non ha controllato. Penso che possiamo convenire che il minimo che si possa fare da tutto quello che vanno fatto è non mettere la gente di prima e gli stessi cose. Due ore e mezza intense, poi i vice premier se ne vanno, l'assemblea dei risparmiatori continua, ma Salvini e Di Maio, come sono comparsi, spariscono inghiottiti dalla folla. Il leader dei 5 Stelle lascia la città mentre Salvini resta a Vicenza, partecipa a un pranzo organizzato dalla Lega, ma è sempre in movimento, il suo è un impegno continuo, mentre gli altri commensali mangiano lui è fuori, su un terrazzo, al telefono, visita la sede del Carroccio, poi si reca a Hit Show, la fiera della caccia che apre oggi. Domani a Trieste. La giornata vicentina è stata lunga, intensa. Più di così non si poteva, meno di così non si doveva. I risparmiatori adesso aspettano il miracolo. Questa dunque la giornata, l'intensa giornata di Salvini e Di Maio, ma adesso abbiamo al microfono proprio Matteo Salvini, che ha rilasciato in esclusiva a Rete Veneta un'intervista a 360 gradi in cui parla anche di migranti, parla di risparmiatori, di autonomia e di legittima difesa. Ci sono 200.000 truffati, ci sono famiglie sull'astrico, mutui che non vengono pagati e negozi e aziende che rischiano di chiudere, quindi bisogna fare in fretta. Non con l'elemosina di cui parlava il PD in precedenza, che poi l'arbitrato spetti alla Consob piuttosto che a una commissione ministeriale. Io capisco tutti i dubbi dei truffati che dicono: ma dovrei essere giudicato da qualcuno che doveva vigilare Consob e Banca d'Italia, invece evidentemente non ha vigilato, non ha fatto il suo mestiere, voglio passare da un'altra via, più veloce, più terza, più indipendente, e condivido questa preoccupazione. Già in settimana i tecnici lavoreranno questi decreti attuativi con i rappresentanti dei risparmiatori per fare il più veloce possibile. Abbiamo messo lì 1,5 miliardi, 10 volte in più rispetto a quello che era previsto, speriamo
di spenderlo il prima possibile. Già parecchi risparmiatori hanno già attinto ad altri fondi, vediamo di arrivare in più case possibile. Sta per cominciare la primavera e conto che sia per l'autonomia che per i risparmiatori sia veramente primavera da tutti i punti di vista. A proposito di autonomia, la partita doveva chiudersi entro il 15 di febbraio, poi ci sono state delle frizioni ancora una volta col Movimento 5 Stelle, con Zaia che ha risposto alla senatrice Nunes, insomma questa autonomia a chi dà fastidio? No, ma innanzitutto conto che entro il 15 febbraio arrivi una proposta del governo. È chiaro che la Lega ne è convinta al 100%, e qualcun altro magari ha qualche dubbio in più, però le sovrintendenze rimangono centralizzate, però sulle infrastrutture decidiamo a Roma, però i direttori didattici delle scuole mandarli sotto il controllo della regione, chissà che succede, niente. Migliora la qualità della vita, si riducono le spese, quindi vedremo di convincere coi fatti tutti gli incerti che un'Italia fondata sui comuni, sui sindaci, sulle regioni, sulla spesa a livello locale, un'Italia che va più veloce e che spreca di meno, continua a ritenere che ci siamo, il primo mattone è pronto per essere posato. Caso 18, so che tocco un tasto dolente, però il Movimento 5 Stelle ha sempre votato sì all'autorizzazione a procedere. Ecco, se votasse sì anche questa volta, metterebbe a rischio la tenuta del governo? No, il governo va avanti perché dobbiamo continuare a smontare la legge Fornero, a rottamare le lotte di Equitalia, a ridurre le tasse non solo per gli artigiani, gli autonomi, i commercianti o i piccoli imprenditori, come abbiamo fatto, ma anche per i lavoratori dipendenti. Io sono stato denunciato, dovrei essere processato perché ho fatto quello che prevede la Costituzione, difendere la sicurezza dei confini del mio paese, l'ho fatto, lo rifarò ancora. I dati di questo inizio 2019 dicono che abbiamo fatto bene perché abbiamo espulso il triplo degli immigrati che sono arrivati, cioè ne sono arrivati 200, ne abbiamo espulsi 600, quindi vuol dire che gli scafisti hanno capito che in Italia non è più aria, la pacchia è finita e quindi è un processo ben speso. Oggi al Right Show, la fiera della caccia, torna con forza anche il tema della detenzione e del commercio delle armi. Legittima difesa, altra premessa che intendo mantenere entro marzo, e noi dobbiamo disarmare i delinquenti e permettere a chi per sport, per passione o per difesa personale detiene legalmente un'arma di poterlo fare senza pagare un occhio della testa o senza morire di burocrazia. Quindi già so che ci sarà qualcuno che mi attacca al Far West, no, io voglio meno armi possibile in giro, zero armi per i delinquenti, però se uno per scelta, per vita, per passione o per lavoro deve potersi difendere, lo deve poter fare. Ed è stato molto duro e deciso il vice premier Di Maio, che è stato assieme a Salvini a Vicenza oggi in merito alla questione risparmiatori, perché ha detto l'Europa proprio non ci può fermare, noi continuiamo dritti sulla nostra strada. Noi abbiamo messo nella legge di bilancio i soldi a fine anno, a dicembre, siamo al 9 di febbraio, questa è la settimana in cui si scrivono i decreti e si erogano i soldi. In 8 mesi e mezzo abbiamo fatto quello che gli altri non avevano fatto per anni. I decreti, mancano 2 decreti attuativi che questa settimana prossima devono essere scritti, soprattutto quello più importante, e devono essere emanati. Stiamo facendo corse contro il tempo col MEF per riuscire ad ottenerne la scrittura il prima possibile, e se c'è un termine temporale stiamo parlando di qualche giorno, di una settimana, non di più. Questo mese di far partire la commissione d'inchiesta sulle banche, Gianluigi Paragone sarà il presidente di questa commissione d'inchiesta, li convochiamo tutti e iniziamo a farli cantare, perché i conflitti di interesse nel mondo delle banche hanno spolpato i risparmiatori come quelli che incontriamo stamattina. Alla riproposizione dell'arbitrato il vice premier Di Maio è categorico. Nessun arbitrato, nessun contenzioso, devono fare una richiesta e noi come governo erogheremo quei soldi. È chiaro che hanno aspettato tanto, ma è arrivato il momento di risarcirli. Poi dovremo fare in modo che non accada più, e per fare in modo che non accada più dobbiamo modificare un po' di cose nel sistema bancario italiano, tra cui il Glass-Steagall Act va fatto il prima possibile per dividere tra banche commerciali e banche invece di speculazione. E all'Europa manda a dire? L'Europa sta dicendo che non è d'accordo, ce ne faremo una ragione, ma noi andiamo avanti, questa gente ha diritto ai risarcimenti. E gli stiamo, sì, scrivendo una lettera cordialissima in cui gli diciamo che vengono prima i risarcimenti.
risparmiatori e i loro problemi e poi tutti quelli che sono i tecnicismi europei. Questa Europa a maggio è finita, quindi per quello che mi riguarda dopo le elezioni europee non avremo neanche più il problema di questi commissari che si mettono contro addirittura i risarcimenti e i truffati delle banche. E con l'arrivo di Salvini e Di Maio oggi a Vicenza c'è anche tutto un mondo politico che è unito e accomunato dall'attesa di concretezza verso la soluzione nei confronti dei risparmiatori. Siamo avanti comunque a una fatti concreti, il governo che propone e ha già ovviamente fatto la legge per i risarcimenti, adesso ci saranno i decreti attuativi nel giro di una settimana e finalmente questo 1,5 miliardi che non è più 100 milioni ma è diventato 1,5 miliardi saranno a disposizione dei risparmiatori. Questo è quello che di concreto c'è e di vero c'è. È una giornata positiva perché i vice premier, cioè figure della levatura d'importanza di Salvini e Di Maio, che sono venuti a Vicenza per confrontarsi con quella che è una platea di richiedenti che hanno subito veramente delle ingiustizie notevolissime, dei disastri e di veri e propri drammi che abbiamo conosciuto personalmente. E aver avuto questo incontro qua, un incontro ovviamente molto ma molto importante, proprio un segnale. Noi come sapete abbiamo messo in atto una serie di azioni a tutela della città, dei cittadini danneggiati, a breve avremo anche risposta sulla costituzione di parte civile, sull'ammissibilità o meno, e credo che sia giusto che ci sia un confronto col governo alla luce anche della posizione discutibile dell'Europa che pone limiti a questi risarcimenti già stanziati in manovra. Intanto io apprezzo che il governo venga, non abbia paura di confrontarsi e metto un auspicio che non venga solo a raccogliere gli applausi, perché chi governa ha il dovere poi di impostare gli atti, in questo caso il decreto, in modo che sia legittimo, che alla fine alle parole seguano i fatti. Questa è la parte politica, ma c'erano i veri protagonisti, i risparmiatori vittime del crack delle popolari, tra loro c'è tanta incertezza ancora. Ho 80 anni, ho lavorato una vita e ho diritto a avere i miei soldi, non quelli degli altri, i miei, solo i miei. Ancora il rimborso non c'è, per cui soddisfatta relativamente, fino a che non sentiamo i soldi in tasca non ci si può ritenere completamente soddisfatti. Ci crediamo, vogliamo crederci, speriamo. Speriamo che questo decreto attuativo nei tempi brevi venga fatto e poi speriamo che anche verso chi ha fatto la causa come me, che qualcuno paghi oltre i vecchi CDA, Banca Intesa, Consob e Banca d'Italia. Risparmi della nostra vita e ci vogliono della vecchiaia, che non so dove andrò a finire. Voci, storie e speranze di chi oggi si aspetta risposte, molti però non sono riusciti ad aspettare, per loro l'assemblea all'inizio ha fatto un minuto di silenzio, storie raccolte dagli psicologi del servizio regionale inoltre. Sono storie drammatiche, soprattutto quello dei piccoli risparmiatori che avevano messo via i loro TFR, i loro risparmi per la loro terza età e in qualche modo si sono trovati, e sono la maggior parte di quelli che erano qua stamattina, disturbi fisici e psicologici molto molto pesanti, e noi li abbiamo seguiti e li stiamo seguendo ancora. Solo nella zona dell'Alto Vicentino quasi 150, e altrettanti anche di più della zona di Treviso. Spero che coloro che ci rappresentano adesso al governo capiscono il problema e lo possano risolvere. È sicuramente un primo passo. Le risposte che hanno dato sono risposte rassicuranti, nel senso che hanno detto che i decreti attuativi arriveranno la prossima settimana. Tutte le associazioni, tutti noi stiamo aspettando. Non sono andati oltre ancora il 30%. E come avevamo anticipato nei nostri telegiornali, diversi risparmiatori sono rimasti fuori dall'incontro con Salvini e Di Maio e non sono mancate le tensioni. Sottolineo che è molto grave che su 20 associazioni accreditate al MEF ne siano state invitate 5 e 15 sono state escluse. Questo è estremamente grave perché dentro a quella assemblea non ci saranno le associazioni che hanno combattuto fin dall'inizio per il fondo e questo non va bene. Noi di Rete Veneta lo avevamo anticipato giorni fa
e puntualmente purtroppo è accaduto. L'Assemblea Nazionale dei Risparmiatori, andata in scena oggi a Vicenza, rappresentava solo 5 delle 20 associazioni iscritte al MEF. Le altre sono rimaste fuori. Certo, tra cui la nostra. Cioè, 20 sono i referenti della cabina di regia. Oggi l'invito ufficiale l'hanno avuto in 5, gli altri 15 sono fuori. Noi siamo di un'associazione che è iscritta al MEF. Mi hanno riconosciuto, nonostante nel volantino sia scritto entrata libera, mi hanno fatto accomodare come tutti, mi hanno fatto accomodare a parte perché noi non possiamo entrare. Entreremo siamo quando... risparmiatori? Certo che siamo risparmiatori. Mi hanno fatto entrare? Non ci hanno assolutamente voluto fare entrare. Anche lei? Anche a me? Io volevo sapere se questo decreto c'è o non c'è, però non posso entrare, non lo sapremo mai. Anche noi abbiamo chiesto l'accredito, non ce l'hanno dato quando era ora. Adesso siamo qui e ce lo chiedono, per forza non possiamo entrare, però non è questo il modo di trattare chi sì e chi no i risparmiatori. Chi sì e chi no, ma per quanto questa assemblea rappresentasse la voce di una minima parte di associazioni che in questi anni hanno combattuto per il fondo, i due vice premier sono entrati ugualmente, mentre molti risparmiatori sono rimasti fuori, inferociti. Signori, un attimo, con calma signori, con calma. Genere, porca miseria, ti ne manda le convocazioni e poi non si può neanche entrare. Calmo, ecco, fermo, ecco, calmo, tensioni forti davanti all'ingresso del centro sport dove è andata di scena l'assemblea. Purtroppo tanti risparmiatori non hanno potuto entrare per mancanza di spazio o perché non sono stati accreditati, come questa associazione friulana che rappresenta ben 16.000 famiglie. E se sentite gli scramazzi, gli schiamazzi, siccome la priorità è stata data ai due movimenti che hanno organizzato, molti che sono arrivati in corriera e in macchina non possono entrare. Beh, ma allora? Cioè diventa la barzelletta nella barzelletta, cioè, ma ci stiamo rendendo ridicoli agli occhi veramente di tutti, E c'era almeno un migliaio di vicentini invece a Roma, ci spostiamo nella capitale per la manifestazione nazionale indetta da CGIL, CISL, UIL, Futuro al Lavoro. Invece di aumentare... C'erano anche un migliaio di lavoratrici, lavoratori, pensionati e pensionate a Roma, assieme ai delegati di CGIL, CISL e UIL vicentini, arrivati in treno, in pullman, in piazza, alla manifestazione nazionale Futuro al Lavoro, nel mirino dei sindacati, la legge di bilancio e soprattutto quota 100. È una possibilità in più e quindi da questo punto di vista va bene, perché viene incontro delle nostre richieste, ma non esaurisce i problemi che abbiamo rispetto alle pensioni, perché le persone che hanno cominciato a lavorare presto non beneficeranno di quota 100. Oltre al grande tema dei giovani, la Fornero non è stata abrogata e quindi i requisiti normali per accedere alle pensioni continuano ad innalzarsi. I giovani in futuro andranno in pensione a un'età molto avanzata e non sono tranquilli nemmeno dal punto di vista dell'importo della pensione. Futuro con i sindacati vuol dire investire sul lavoro e per crearlo servono investimenti in politiche industriali, sull'innovazione tecnologica, sulla formazione, sulla cura del territorio e della persona. Interventi che attaccano i sindacati sarebbero assenti nella legge di bilancio 2019. Gli effetti ricadranno, continuano, sulle pensioni delle future generazioni. Chiediamo al governo per questo una pensione di garanzia, cioè la rassicurazione di un importo minimo delle future pensioni. E siamo alla cronaca con un incidente stradale accaduto oggi pomeriggio lungo l'SS 500 in località Bagnolo di Lonigo per lo scontro tra tre auto, coinvolta anche una quarta vettura che era in sosta, due persone sono rimaste ferite, i pompieri sono accorsi da Lonigo, hanno messo in sicurezza i mezzi, hanno estratto il conducente di una Fiat Panda che era rimasto incastrato nella vettura, lui e un altro automobilista sono stati
portati al pronto soccorso del San Bortolo di Vicenza con l'ambulanza del 118, illeso il terzo conducente. E andiamo ad Arzignano, dove un individuo è entrato in una biblioteca con un giubbotto che pareva una bomba, è stato denunciato. Questa e altre notizie nel prossimo servizio. Arzignano voleva essere uno scherzo di carnevale, ma finisce con una denuncia da parte dei carabinieri per procurato allarme. Artefice di quello che a questo punto è stato uno scherzo di cattivo gusto, un quindicenne. Il ragazzino ha seminato il panico nella sala lettura della biblioteca, estraendo dal suo zaino un giubbotto con attaccati, con del nastro isolante, alcuni fusibili, cavi elettrici e un finto telecomando. Il ragazzino è impaurito, per quanto causato è scappato, abbandonando il giubbotto nella roggia, ma è stato individuato poco lontano dai militari che hanno avvisato i genitori e i servizi sociali. Nord-est vicentino. Controlli contro lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. A Villa Verla tre giovani, due maschi e una femmina, intenti a consumare un mini party a base di spinelli di marijuana e birra, sono stati segnalati alla prefettura come assuntori e al conducente dell'auto ritirata la patente di guida a fini della sospensione. A Breganze, su segnalazione dei residenti al parco Ferrarin, sono stati sorpresi due minori mentre stavano macinando con il grinder della marijuana per confezionare uno spinello. Infine a Tiene, nel procedere ad un controllo di un'autovettura, gli agenti sorprendevano ancora una volta due giovani con 2,30 grammi di marijuana, segnalati come assuntore al conducente, veniva ritirata la patente. Vicenza, a fuoco alla porta d'ingresso dell'appartamento, ma l'incendio è doloso, fiamme subito spente dai vigili del fuoco e dal successivo sopralluogo effettuato dai carabinieri è stato rinvenuto uno straccio imbevuto da liquido infiammabile, prova del dolo. All'interno dell'appartamento, affittato da un immigrato al momento del fatto non presente, stava dormendo un nigeriano che non si sarebbe accorto di nulla. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri. E prima dei saluti diamo un occhio ai nostri programmi. Alle 21.20 Anima persa, pellicola del 1977 per la regia di Dino Risi con Vittorio Gassman e Catherine Deneuve. Domani, domenica, alle 9.10 il Santo Rosario, seguire la parola del Signore. Alle 10 la Santa Messa dal Santuario di Motta di Livenza. Alle 17.40 Agricoltura, alle 21.20 Diario di Soldati. Alle 21.40 invece saranno trasmessi due documentari sull'esodo istriano e giuliano dalmata. Per noi è tutto, grazie per averci seguito. A tutti voi una buona serata e un buon fine settimana. Arrivederci. Frattin Auto a Cassola. Consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it. Le previsioni per domani. In prevalenza nuvoloso con aumento della probabilità di precipitazioni nel corso della giornata, con fenomeni inizialmente sulle zone montane sparsi, poi via via più diffusi nel corso del pomeriggio in intensificazione a fine giornata. Le precipitazioni interesseranno maggiormente i settori centro-settentrionali della regione, mentre saranno quasi del tutto assenti altrove. Limite della neve intorno a 800-1000 metri sulle Dolomiti e 900-1200 metri sulle Prealpi, in lieve abbassamento alla sera. Frattin Auto a Cassola. Consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it